Perché mi sento più a mio agio così. Potremmo piccare Gragas per sciogliervi più o meno la mia somiglianza in game. Invece piccherò Amumu, molto probabilmente, se non dovesse venire bannato o piccato dal team avversario, che avrà ben due chance per piccarlo. Noi banniamo Olaf. Non mi pare sia stato nerfato in questa 12.15. Tra l'altro, oggi, prime partite nella 12.15, saranno tutte recuperabili nel mio canale YouTube più tardi. Ciao agli amici di YouTube che vedranno questo video con qualche ora di differita. Questo è quanto, adesso assistiamo a questa Champion Select, controlliamo le rune, ma ho giocato a Mumu le ultime volte, quindi sì, sono le sue. Le riguardiamo, magari le spiego, mettiamo un Conqueror, perché comunque è molto forte con i tank che fightano a lungo ormai nella nuova patch. Poi il Triumph, perché rispetto alle altre due comunque è più forte, ti permette di rimanere in un fight più a lungo in vita in partita. La tenacity è molto importante rispetto soprattutto all'attack speed e al lifesteal, che non servono molto da Mumu, mentre invece fortissima la tenacia, soprattutto sui tank. E poi non un colpo di grazia, perché non andiamo a shottare nessuno. Io personalmente non faccio neanche la Demonic Embrace, quindi proprio zero danni. Non un cut down, perché è difficile che ci siano più tank così di noi nel team avversario, e sicuramente non più di uno. Ma scegliamo un last stand, perché è molto più probabile che ci sia qualcuno con poca vita nel team avversario. Insomma, si procca più facilmente più volte. Poi andiamo di Cheap Shot, che comunque lo procchiamo con due spell. Tra l'altro in questo team adesso abbiamo tutti i nostri campioni, hanno dei CC, quindi è molto forte. Poi la Tresaur Hunter, che comunque è ancora molto forte sui jungler. Poi un po' di attack speed, un po' di AP e un po' di armor, che fanno mai male. So, if we lose with this comp we must uninstall the GAM. Uninstall the GAM. Tui dovrebbe invece installare una tastiera con il suggerimento. Siamo contro Belveth. Matchup Aatrox contro Sejuani, che, oh wow, lui ha le challenge platino. Credo sia il primo che vedo così. Apriamo tre pozze perché mi piacciono di più adesso, dato che le hanno cambiate, hanno nerfato le refillable. Noi comunque appena facciamo il primo giro siamo belli che a posto di pozze. Teoricamente neanche lo usiamo tutti. Taric forse vuole staccare. Eccoli qua. Che carini loro che sono nella mia giungla, probabilmente qua è tutto guardato, quindi nel momento non ci andiamo. E sono tutti, se non sbaglio, sì. Ho spottato anche Aatrox, quindi abbiamo
abbastanza tempo per andare a strattare dal blu. Chissà se Atrox guarderà qui, se Giovanni doveva già essere qui a guardare, così prendevamo un po' di... visione. Mi ha fatto pensare che stessi rogando invece non era così. Forse è stato un purissimo spike, ma non credo. Aatrox in lane, anche la bot in lane ormai ovviamente. E qui potrebbe essere guardato, quindi noi non invaderemo. Possiamo fare un push, comunque la bot lo farà pure sicuramente. Qui adesso è stato guardato, Velvet ha fatto un blu e bianco bot, quindi non ha fatto il mio rosso e neanche il suo, ma doppia per il jungle avversario. Potrebbe esserci un bel qui, al momento non è così. Noi finiremo il full clear. Jungler avversario. Lui è ancora a livello 1, non ha neanche il flash. Let's find some friends. Where are we going? Okay. Thank you.
Let's find some friends. Let's find some friends. Allora, questo messaggero non era contestabile. Sapevamo che lo stavano facendo.
momento noi potremmo gankare in mid, ma in realtà non sappiamo. Ecco, lì c'è Barbetta, quindi magari non ha proprio tanto. Si potrebbe comunque andare direttamente su di lei. Come sta perché troppo vicino, proprio in quella ammazione. Anche Barbetta ovviamente morirà. Ah no, Barbetta non morirà. Io morirò invece di rosso ovviamente. Anche di passiva di R, sì. La passiva di Barbetta. Sì, devo flashare prima. Però abbiamo preso il suo flash. Non ha ancora messo Harold. No, non avrei dovuto mettere l'acqua su Irelia, così magari lo uccidiamo prima e poi ne avevo due per Belbet. Cioè ne la facevo direttamente su Belbet la prossima. Potrebbe già mettere l'Herald per caricare questo. Invece forse non lo metterà. Forse è un po' un errore perché voleva benissimo uscire. Prendere tante cose. Top abbastanza indietro per essere gankato, non ha manco un pezzo di oggetto. Servirebbe una visione qui. Proviamo a mettere che lì ce la tolgono sicuro, quindi la mettiamo qua. Andiamo verso il drago. Lo smite tra 20 secondi. Facciamo questi minion. Andiamo a prendere visione del drago. Non c'è più il drago, quindi no. Possiamo fare questo, vedere se c'è. Devo prendere visione qui. Leggeremo un bel gatto per sbaglio. In realtà abbastanza voluta come cosa. Facciamo un bel po' di danni, bel vetto, però poi moriremo. I nostri compagni di squadra sono rimasti qui fermi. Ma vabbè, era comunque brutto andare lì. Però comunque rimanere fermi non porta a niente. Fare qualcosa invece hai il 50% di possibilità che vada bene o male. Aspettiamo 5 gold. Compriamo quest'altro control, prendiamo questo portale per andare al nostro red buff, così farmiamo. Anzi, cerchiamo, potremmo pure andare ad aiutare Jin. Diana fa un brutto flash. Quindi viene spawnato l'Herald. Diana fa un buon ingaggio. Però io ho una Q che ti può aiutare, ma in realtà continuo ad andare su Alistar, poi alla fine riusciremo ad uccidere tutti. Comunque non era una buona cosa andare su Alistar, perché avremmo potuto perdere il fight per questa cosa. Jin è morto, quindi questa qui la pusho io. Abbiamo le bounty che stanno per scadere, forse per questa doppia di Diana. Abbiamo preso tutti gli shutdown tranne su Aatrox. Toglierà quella ward. Taric non ha visto questa qui, la tolgo io. Lasciamo togliere Jin. Forse l'ho tolta io così. Farmiamo, facciamo tutto il giro completo. Bella questa, ingaggio su Kalista, molto brutto il positioning di Kalista. Addirittura ferma e verrà usata la Gale, forse un po' stregata perché adesso hai un cooldown di... quant'è? 110 secondi, che hai sprecato. 110 secondi sono 1 minuto e 50, quindi lo hai veramente sprecato. Io volevo prendere quel campo, non ci sono riuscito purtroppo. Prenderemo un caster. Ah, questo qui è stato fatto. Qui ho guardato. Ho fatto anche quello. Possiamo dare un'occhiata qui.
c'è quello. Allora volevano ingaggiarmi, ma in realtà quel mezzo potrebbe anche morire. Sì, ok, questo flash di Belverde dovrebbe avere pure lui o la ulti ora. Ok, muore anche lui, vabbè, non credevo. Eravamo comunque indietro entrambi. Però Belverde è molto squishy, quindi ci siamo riusciti. Tra 30 secondi c'è l'Herald, io ho 2k e mezzo quasi. Dovremmo quindi essere in base. Cosa che però non è così, quindi cerchiamo di invadere un pochino. Ci sarebbe la top da prendere. Questi qua che lo sono, livello 9. Ok, adesso però adesso andrà lì. Tutti regalano, ma c'è questo qui alto, non ha senso che stiamo regalando. L'altro questo ti pierà. Questo non ci permetterà di fare l'Herald. No, potremmo provare o no? Vorrei provare ad andare su Adrox, ma è un po' brutto se già non ha mana. Questo qui potrebbe essere guardato. Non lo è. Se già il TP, sì. Dovreste venire le vado che ci sono. Rizzera ha fatto il tempo che noi parlavamo. Assurdo perché sono passato da qui e non me ne sono accorto. Cancellato lei, non avesse cancellato lei probabilmente non l'avrei uccisa così facilmente, però ci sarebbe potuto arrivare a Atrox nel frattempo. Tra 2 secondi c'è il drago, quindi dobbiamo assolutamente beccare e andare qui. Abbiamo anche 3k da spendere, però nel frattempo potrebbe essere già stato startato da qualcuno. Farei la forza della natura, no, in realtà farei questo, è giusto. E andiamo a prendere il portale. Diana l'ho già startato, hanno 2 smite volendo con Calista. Potremmo anche entrare e fightare. Guardate la bot come è messa, non è messa molto bene la loro bot. Alistar qui abbastanza in pericolo. Se arriva la Calista da sola, noi possiamo anche andare qui a ingaggiare. Riusciamo pure a bloccare Alistar. Vado più di Alistar. Alla fine noi moriremo. A scappare tutti gli avversari. Nel frattempo è arrivata Calista a fare danno, non eravamo anche finti di Relia, che è troppo a fightare per uccidere Atrox. Quindi sarà un 2 per 1. Il danno avevamo soltanto Jhin. Comunque non una bella decisione, una felice decisione quella di fightare col momento. Peccato perché con questo Herald appunto prenderanno anche l'inibito. Questo invece si potrebbe fightare con pochi problemi perché comunque dovrebbe aver usato tutte le loro risorse. Flash poco bello di Belverde, lei ovviamente già lo tutti perché ormai gli AP nel gioco hanno sempre da tutti. Io prenderò questa kill, avrei potuto lasciarla ma in realtà poco importa perché comunque sono abbastanza fiddato e serve che io lo sia. A me sicuramente. Li possiamo lasciare a Irelia.
Cerchiamo di prendere questo blu, che ovviamente non c'è. Hanno startato un Baron molto a caso. Io non lo smite. Questo Baron non ha senso. Però bel bet. Non è assurda questa cosa, perché non c'è altro posto dove potremmo essere. E bel bet Maria, eventualmente. Adesso me lo possiamo regalare. L'orgoglio di Randuin. Prendere due pink. Possiamo andare in questo lato della giungla che non ho guardato, piuttosto che quello bot, che non sappiamo se c'è già qualcuno. Rischieremo di perdere il Baron. Stato appena guardato lì. Quella l'ho messa, non lo posso vedere più. Sicuramente ce n'è uno anche qui. No, qui non c'è. Ma comunque lo teniamo sotto controllo. Servirebbero le guard blu adesso. Questa lista lì è in buona compagnia, sono in 4. Questa non è proprio un target felice. La Diana, devo fare questa cosa. Abbiamo una ulti da poter usare su 5 persone, però solo su 3 in realtà. Perderemo questo fight con Jhin full vita, che non ha ultato. Credo che usare Alistar sia stato il problema principale di questo fight, che non era partito male. Ma adesso loro convergessero tutti i midlane con questi due supermen potrebbero finire. Mentre invece sono rimasti in bot. Il Baron l'abbiamo perso tutti tranne Jhin. Quindi riuscirà a difendere finché Aatrox non spunta per ucciderlo. Invece andranno per la giocata safe, ovvero andare a prendersi la Soul, dato che hanno. Dato che hanno 3 draghi su 4, vediamo se noi riusciamo a contestare, probabilmente no, adesso già 4.000, non ci arriveremo mai. Qui ho guardato, Jhin deve pushare, non abbiamo campi da farmare, quindi possiamo effettivamente tornare in base. La forza di penetration e un'altra control ward. Poi cominciare a guardare il pathing per la forza della natura. Ma ancora ci mancherà un gold pure per il più piccolo, pure per il meno costoso oggetto, componente anzi. I nostri compagni di squadra sono molto overestesi, dato che hanno pochissima visione, non hanno visione né di qua né di qua. Non ci sono obiettivi all'orizzonte. Ci sarebbe una top lane da pushare un altro po', e la bot l'ho già pushata. Si potrebbe fightare, fossimo tutti qua, ma in realtà loro con la soul dell'Hextech sono sicuramente più forti, già lo sono prima, hanno vinto prima. Questo Jhin si prenderà un po' di danno, mentre Irelia pusha in bot, ma avremo bisogno dei suoi danni. Non è riuscita a tornare in base. Sono un 2 per 1. Noi becchiamo pure, così compriamo un altro pezzo di oggetto.
Pink Spray perché potrebbero esserci guardi. Vediamo se riusciamo a prendere un assist. No. Un'altra persona probabilmente non morirà. Ma ne abbiamo bisogno di... Irelia forse morirà dalla Trux, non morirà anche se Giovanni dalla Trux. Abbastanza stupidi nell'inseguirlo. E Atrox è normale, c'è un campione che sempre fa queste cose. Io anche sono stato stupido a invaderlo di nuovo. Perché c'è Diana qui ovviamente. Perfetto, flasherà. Dopo aver balbanzato un po' come Atrox. Gabriele ghiaccio vincerà questa partita carriando anche, sicuramente il migliore della loro squadra. Andiamo in Gin. Abbiamo fatto più danni di tutto il team. E meno danni soltanto di Atrox e Diana.